Salve a tutti bolidi, io sono Obugul e vi do il benvenuto in un nuovo video sul mio canale. Allora ragazzi, oggi noi andremo a fare un video riguardante un'analisi non spoiler effettivamente della trama di quello che è Chainsaw Man, l'anime che è uscito. Abbiamo già fatto la video reaction sul canale, che la potete trovare in alto a destra, e come sempre vi invito a supportare il canale se volete altri video, altri contenuti di questo tipo, perché un like per voi non è niente, un commento per voi non è niente, ma per un canale è la vita. Quindi mi raccomando, sotto con il supporto. Detto ciò, oggi, come detto anche nel video reaction, parleremo effettivamente della puntata nel suo insieme, che potete trovare comunque in maniera legale sempre qua sotto in descrizione nel caso voleste recuperarvela su Crunchyroll. Ora, puntata assolutamente incredibile, non è che ci sia molto da dire. Mi ha colpito tantissimo da il punto di vista grafico. Mappa è sempre stata, secondo me, una lead per quanto riguarda la produzione di anime, e si è sempre presa negli ultimi tempi anime del calibro sempre di titoli grossi come Jujutsu Kaisen, AOT per esempio, anime stagionali di un certo livello. Ecco, una cosa che ho notato però nel corso del tempo è che Mappa si è sempre potuta migliorare anime dopo anime, nonostante l'attenzione mediatica fosse qualcosa di importante per l'anime che andava a doppiare, diciamo a trattare. Quindi capisci che c'è anche questa pressione. Ecco, con Chainsaw Man c'era una pressione abbastanza importante, forse al pari di AOT. Per quanto però mi riguarda a me, questo primo episodio qui è superiore a tutti quelli che abbiamo visto nella parte 2 di Attack on Titan. Non me ne vogliate, ma questa è la mia opinione. Nel senso, secondo me è palese come cosa. Ci sono stati dei piccoli nei, però, secondo me, proprio in questo episodio. Parlo sempre di secondo me, perché come... cioè, queste sono opinioni personali, io non sono un animatore. L'unica roba che ho animato, metti a il Grest, quando andavo alle superiori. Ma al di là di questo, quando Dejin si trasforma nel diavolo motosega, che non è uno spoiler, si vede nel trailer, ecco, metti le catenine, no? Le lame sono state fatte forse, non lo so, in maniera non tanto bella rispetto al contesto generale in cui ci troviamo. Poi, per quanto riguarda un po' un filino la storia, di cosa si sta parlando? Siamo in un mondo fittizio, ok? In un mondo però moderno, dove il nostro protagonista, Dejin, si lega tanto con un diavolo. In questo mondo fittizio esistono gli esseri umani ed esistono questi diavoli, che sono delle minacce per la pubblica sicurezza. I diavoli però non hanno un aspetto definito, c'è, come possiamo vedere nella puntata, quello pomodoro, c'è quello zombie, c'è Pokita, che è il coprotagonista che si lega a Dejin. E ripeto, io vorrei un pupazzo di Pokita, si può avere? Penso che sia la cosa più kawaii che ho visto quest'anno, ma al di là di questo, ho adorato la resa e il rapporto che hanno avuto questi due, perché i diavoli è vero che nascono cattivi, vengono presentati come cattivi, ma a quanto pare non lo sono tutti. Pokita in primis, la quale per degli avvenimenti legati alla storia si lega al protagonista. Protagonista Dejin, che vive in una realtà un po' particolare, tutta sua, nel degrado più totale, visto che da piccolino gli morì il padre, quindi divenne orfano ed ereditò i debiti del padre, figura che non c'è stata presentata e che mai effettivamente ci verrà presentata a quanto pare, il quale aveva l'insana abitudine di intrecciare dei rapporti malavitosi con la Yakuza, e quindi dei rapporti di debito che poi dopo si sono rivalsi sul figlio Dejin. Difatti si può proprio vedere la parte, diciamo, di mezzo della puntata, dove il capo della Yakuza, al quale il padre di Dejin doveva dei soldi, dire proprio a Dejin stesso: oh, insomma, trovami 700.000 yen entro sera oppure, insomma, ti ucciderò. Ecco, un ragazzino che vive in questa costanza è particolare, nel senso, si può diventare effettivamente coriaceo, come anche no. Bello che in quel momento hanno stretto un rapporto Pokita e Dejin di amicizia, dove io aiuto te, tu aiuti me, perché i due si incontrarono proprio in quel frangente lì, davanti alla tomba del padre di Dejin. Pokita era in difficoltà, Dejin era in difficoltà, i due unirono le forze per sopravvivere. Bella la parte anche iniziale dove ti fa vedere che effettivamente Dejin è un cadavere ambulante, perché senza un occhio, senza un rene, stava pensando di vendere i suoi testicoli per, cioè, andare in pari con il debito del padre. Quindi gli fa anche onore, nel senso, non ha trovato un escamotage per scappare via, insomma, anche se, vabbè, nel senso, doveva dei soldi a delle persone poco raccomandabili. Quindi, insomma, si è ritrovato dalla padella alla brace, le colpe dei padri. Tuttavia,
La puntata, come detto, procede in un modo anche abbastanza rapido e molto fedele a quello che è successo poi nel manga. Verso la fine dell'episodio c'è stata quella che secondo me è l'avvenimento più bello di tutti, anche da un punto di vista tecnico, proprio il rapporto e l'unione definitiva tra Pokita e Dejin. Dejin viene eliminato da un diavolo zombie buttato in un cassetto, in un cassonetto fatto a pezzi prima, però, insieme a Pokita stesso, che a quanto pare sembrerebbe essere morto. I due però riescono a legarsi, almeno Pokita riesce a dare il suo cuore a Dejin, il quale poi dopo si rigenera, perché a quanto pare in questo mondo c'è una possibilità, ovvero che i diavoli possono impossessarsi del corpo delle persone. E quello che però è successo a Dejin? No, a Dejin è successo qualcosa di particolare, qualcosa che a quanto pare le persone qui non erano neanche ancora state in grado di vedere, perché i cadaveri venivano poi dopo comandati dal demone, ma avremo modo di vedere questa cosa nelle prossime puntate, perché ci saranno determinati personaggi che vi faranno capire determinate cose. Dejin è vivo, Dejin ha la sua coscienza, e quella di Pokita ad essere, diciamo, stata messa in secondo piano, almeno apparentemente, anche se in realtà non è così. I due si sono uniti, come si erano uniti precedentemente durante l'intera puntata con corpi sostanzialmente divisi perché entrambi erano vivi, adesso entrambi sono morti ma allo stesso tempo sono vivi in un unico corpo, mantenendo però ognuno la propria mentalità, la propria psicologia, perché il desiderio di Dejin, che era fondamentale, nel senso gli disse a Pokita: se io dovessi morire prima di te, mi raccomando, tu impossessati del mio cadavere e vivi una vita normale. Pokita questo fa, ma fa anche di più: si impossessa del cadavere di Dejin, lo tiene in vita, gli fa mantenere i ricordi, gli fa mantenere la sua identità, ma allo stesso tempo Pokita vorrebbe vedere i sogni realizzati di Dejin, cosa abbastanza interessante, abbastanza particolare e non neanche toccante, se vogliamo. E così va avanti la vicenda. Dejin si trasforma nel demone, nel diavolo motosega, ammazza tutti, stesso diavolo zombie, in maniera gigante, bellissima come cosa, tra l'altro. E poi dopo, verso la fine di tutto, c'è la presentazione di un personaggio terzo dai capelli rossi, che a quanto pare fa parte di un'organizzazione privata che si occupa del la distruzione anch'essa dei diavoli, anche se qui abbiamo visto che c'è una realtà, un'organizzativa statale, pubblica, al quale faceva riferimento anche Dejin, che sono i più scarsi. Poi ci sono i privati, come questa, ma vabbè, non vi dire, che hanno un compito maggiore, perché a quanto pare sono privati, quindi sono scelti, sono addestrati, sono, insomma, dedicano la loro vita consapevolmente a questa cosa, non come i Devil Hunter pubblici, che a quanto pare lo fanno il più per pagarsi le bollette, quindi non è che hanno una grande vocazione. Quindi ne vedremo sicuramente delle belle. Bello anche il fatto che sul finale Dejin decide di andare dalla parte di questa ragazza e gli dice bello, e gli dice voglio, cosa c'è, cosa dovrò fare, cosa sarà per colazione, e lei gli dice un panino con la marmellata e il burro, perché per tutta la puntata abbiamo visto Dejin e Pokita che mangiavano dei panini normali e Dejin fantasticava sul fatto che nella normalità le persone ci mettono la marmellata sopra il pane, una cosa semplicissima per noi ma per lui no, e che avrebbe voluto effettivamente vivere una vita normale anche per questi piccoli piaceri che, come detto, noi diamo per scontati. Qui, nonostante riceva la marmellata, riceve addirittura anche il burro e tante altre cose, quindi cioè per lui sembra di essere in paradiso. E come detto, la puntata si conclude, una puntata che secondo me è stata incredibile dal punto di vista narrativo, dal punto di vista tecnico. Spero si mantenga su questi livelli, anche se secondo me si manterrà su questi livelli. L'opening è bellissima, una delle più belle che abbiamo mai visto da peso un annetto a questa parte. Cambieranno ogni volta da quello che ho capito, quindi sono sicuro che la prossima sarà altrettanto bella. Fatemi sapere, come detto, qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Io sono curioso di sentire la vostra opinione e vi ricordo come sempre supporto, like, commenti, condivisioni, che aiutano sempre con la crescita del canale. Come detto, ci vediamo nel prossimo video o in una prossima live. Ciao a tutti, bolidi. Ehi, ciao ragazzi, grazie per essere arrivati fino alla fine del video. Sapete che qui ne potete trovare altri, vero? Ciao a tutti, bolidi! Alla prossima, dal pelatone più potente che ci sia.